Grazie a Padre Rinaldo, sempre belli e preziosi i suoi consigli. Noi torniamo insieme in diretta con una breaking news dal territorio, possiamo dire Maria Pia. Abbiamo in collegamento con noi Giuseppe Laporta, coordinatore di Capitanata per la Pace, perché domani, domenica 14 aprile, ci sarà una importante marcia per la pace da Emmaus alla base aeronautica Amendola, di cui appunto ci parlerà Giuseppe. Buongiorno e ben trovato Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Come stai? Tutto bene? Sei pronto per questa marcia? Beh, sì, un po' affaticato per l'organizzazione, i preparativi, però insomma siamo contenti di poter riscontrare un'adesione senz'altro molto più numerosa di tutte le edizioni precedenti. Con questo ormai siamo oltre le 10 edizioni, con quella di domani, e quindi questo da un lato ci fa piacere, da un altro ci testimonia la gravità del momento che stiamo vivendo, con tante guerre, con una guerra in Europa che insomma può avere anche esiti davvero imprevedibili e inaugurabili. Il momento è assolutamente delicato a livello internazionale ed è importante parlare di pace e manifestare per essa ad ogni piè sospinto. Abbiamo visto già la locandina dell'evento di domani, nella quale ci sono tutte le informazioni, orario e luogo di ritrovo e di partenza della marcia alle 9 dalla comunità Emmaus. C'è ancora possibilità di aderire all'iniziativa, Giuseppe? Sì, diciamo, noi il comunicato stampa, il secondo, l'abbiamo già diramato ieri, però c'è la possibilità di aderire. E volevo aggiungere che prima della partenza ci sarà un collegamento con Monio Vadia da Milano. Lui purtroppo non è potuto essere presente per questa marcia, ma si collegherà con noi alle 9.05 per circa un quarto d'ora, lì ad Emmaus direttamente. Poi arriveremo verso le 12.30 alla recinzione della base, perché purtroppo per il terzo anno consecutivo non ci è stata concessa dalle autorità militari la possibilità di arrivare davanti all'ingresso della base. È il periodo, ecco, dicevamo, invito prima. Davvero tutti e tutte, diciamo, le persone del nostro territorio e non solo, ad essere presenti, possibilmente anche soltanto camminando per un pezzo della marcia e non per tutti i 9 chilometri, o addirittura arrivare soltanto al termine vicino all'aeroporto di Amendola. Ecco, sono 9 chilometri come dicevi tu, ma sono 9 chilometri pianeggianti, per cui alla portata, certo, di tutti. Intanto in studio con me c'è la collega Maria Pia Picciafuoco, che si occupa proprio delle notizie, degli aggiornamenti e il tema della guerra, e quindi dall'altra faccia della medaglia della pace. Sono temi di cui stiamo parlando tutti i giorni, Maria Pia. Sì, le notizie positive sono in agenda, perché il cardinale Zuppi è veramente conteso dalle città italiane per parlare di pace, quindi per seminare sicuramente tante azioni anche come quella di cui voi state parlando. Ad esempio sarà ad Ascoli Piceno, poi a Crema in questo fine settimana, ma soprattutto il cardinale Zuppi, come arcivescovo di Bologna, ha annunciato che, nonostante tutto, il pellegrinaggio in Terra Santa, e lo chiamano proprio pellegrinaggio di comunione e pace, si terrà dal 13 al 16 giugno. Quindi io direi che siamo tutti mobilitati per sentirci insieme con questa comunità, che certamente lo accompagnerà e che non sappiamo per allora che situazione troverà. E certo, prima di passare ai consigli su come affrontare questa marcia, Giuseppe, volevo chiederti quali sono le associazioni, sicuramente tante, ma quelle, le prime magari a cui puoi pensare, che parteciperanno domani, che sì, stanno supportando l'iniziativa. Certamente, io citerei innanzitutto quelle nazionali, a iniziare proprio da Pax Christi Italia, che ha, diciamo, dato l'adesione e che vedrà il presidente Monsignor Ricchiuti, vescovo emerito di Gravina e di Altamura, presente oggi al convegno che precederà la marcia, oggi pomeriggio a Foggia presso la Sala Rosa alle 16.30, un convegno che lui concluderà parlando anche di religioni e pacifismo, perché il convegno si struttura in tre sessioni e lui
che l'anno scorso ha marciato con noi per tutto il percorso, sarà presente oggi a questo convegno. Quindi Pax Christi Nazionale, poi mi piace ricordare l'Operazione Colomba, che è il più valido esempio di corpo civile di pace italiano, un ponte per Asso Pace Palestina, i ricostruttori nella preghiera, il Centro Gandhi Edizioni, Quaderni Satyagraha, e poi anche, diciamo, tante altre organizzazioni regionali e locali. Ma siamo arrivati a circa 80, direi proprio 80, sono tante. Sono tante, un respiro corale come giusto che sia. Grazie Giuseppe. Prima di salutarci ricordo che le temperature sono in aumento, per cui chi deve Certo. marciare o camminare in questo fine settimana si munisca di cappello, crema solare e acqua per idratarsi. Dico bene, Giuseppe? Benissimo, proprio bene, sì, è proprio così, sarà una giornata calda. Molto bene, allora l'augurio di un buon lavoro e di una buona marcia a voi. Grazie per averci dedicato qualche minuto, Giuseppe. Noi ti auguriamo un buon proseguimento di giornata. Grazie, grazie a voi tutti. Molto bene, noi restituiamo la linea alla regia, poi ci ritroviamo insieme per la volata finale del sabato di Just Today.